Salve a tutti gente, bentornati in questo nuovo video per Marvel Spider-Man 2. Perché come vi avevo promesso nel video di ieri, dobbiamo per forza discutere di tutte le nuove anticipazioni che sono uscite sulla trama, perché ci sono delle cose veramente assurde. Prima di cominciare però vi ricordo che nel video di ieri trovate tutte le ultime informazioni riguardanti il PlayStation Showcase. Un'ultima premessa prima di iniziare, perché se non volete alcun tipo di spoiler per il gioco, anche se quelli di cui andrò a parlare sono semplicemente presunti leak, che comunque danno semplicemente qualche anticipazione sulla trama senza fare troppi spoiler, se volete giocare il gioco senza alcun tipo di anticipazione per quella che potrebbe essere la trama, vi consiglio vivamente di smettere di guardare il video. Per tutti coloro che hanno intenzione di proseguire invece, direi di partire subito, iniziando col dire che nell'ultima settimana di leak, ragazzi, ne sono usciti davvero tantissimi. Quindi nel video riporterò e commenterò tutte le cose che mi sembrano più attendibili. Per prima cosa, il gioco dovrebbe iniziare con Peter e Miles che cercano di fermare qualcuno, che potrebbe essere sia lo stesso Sin Eater, che tra l'altro è direttamente collegato alla storyline del Venom di Eddie Brock, oppure l'identità di questo qualcuno potrebbe essere Yuri Watanabe, che come sicuramente ricorderete si trasforma in Wraith, diventando praticamente una sorta di The Punisher, facendosi giustizia da sola, come abbiamo visto fare a molti anti-eroi. Peter e Miles in questo momento della storia si separano perché vorrebbero affrontare questa situazione in modo diverso, proprio perché per Peter non si tratta di un semplice criminale qualunque, quindi diciamo che si tratta di una situazione piuttosto delicata. Sempre nel primo atto del gioco, quindi, quando Peter entrerebbe in contatto con il simbionte, decide altamente di fregarsene dell'identità di Yuri, tornando a fare squadra con Miles per sconfiggerla. Chiaramente in questa prima fase del gioco, se prendiamo per veri questi rumor, a mio avviso è molto più probabile che si tratti di Yuri, perché altrimenti non mi spiego la separazione di Peter e Miles. Terminata ora questa prima parte del gioco, entra in scena Kraven il cacciatore, che sarebbe stato ingaggiato dallo stesso Norman Osborn proprio per catturare uno dei due Spider-Man per poter studiare il loro sangue in modo da cercare di trovare una cura per Harry Osborn, così come vediamo in The Amazing Spider-Man 2, per farvi capire. Tuttavia Kraven, nella caccia ai nostri eroi, per qualche motivo deciderà di rifiutare il contratto con Norman, probabilmente in modo da non avere alcun tipo di limitazione nella caccia, ed è qui che a mio avviso potrebbe esserci una cosa stupenda, ovvero la possibilità di subire delle imboscate nella città da parte dello stesso Kraven o dei suoi scagnozzi. E questa parte mi piace particolarmente, perché secondo me darebbe quel pizzico di imprevedibilità al gameplay. Immaginatevi infatti una New York piena zeppa di trappole in tutta la città, messe appositamente per catturare gli Spider-Man. Fino a qui, se tutto questo dovesse essere vero, a mio avviso sarebbe davvero stupendo. Un'altra parte importantissima del gioco invece sarà il personaggio di Eddie Brock, che ci confermano dovrebbe essere un personaggio giocabile, tuttavia non nei panni di Venom. E onestamente a questa cosa non so come reagire, perché a mio avviso dipende tutto da che piani hanno col personaggio e come vogliono sviluppare Venom, perché visto che quasi sicuramente il simbionte sarà attaccato ad Harry e poi ovviamente a Peter, è possibile che nel terzo atto del gioco, oltre a combattere il Venom di Eddie Brock, potremmo dover combattere lo stesso Norman Osborn, che a questo punto, saltato l'accordo con Kraven, potrebbe decidere di tentare a salvare suo figlio ad ogni costo, trasformandosi in Green Goblin per finire il lavoro da solo. E in questo scenario, oltre a dover affrontare lui, ci sarebbe anche da affrontare il Venom di Eddie Brock, che secondo gli stessi leak dovrebbe sbarazzarsi definitivamente di Kraven. Ovviamente, ragazzi, è tutto molto confuso, perché se andate su Twitter, questi leaker tra virgolette si stanno facendo guerra l'uno con l'altro per cercare di avere ragione. Tra l'altro dagli stessi è uscita anche una sorta di lineup per i nemici, che include appunto il Venom di Eddie Brock, Kraven il cacciatore, Green Goblin, Wraith, Mysterio, Sandman, Shocker, Big Will, che probabilmente non conoscerà nessuno, e indovinate? Proprio lei, che a differenza di urlare per tutto il tempo, si metterà a fare TikTok urlando. Quindi l'unica cosa che spero è di trovarmela faccia a faccia con il simbionte, per far sì che non ci sia in Marvel Spider-Man 3. E non preoccupatevi, perché se davvero dovessero metterla anche nel secondo gioco, caricherò sicuramente la clip sul canale. Tornando alla lineup dei nemici invece, devo dire che sono abbastanza scettico, perché non c'è alcuna traccia di Lizard, che tra l'altro era già stato nominato nella post credit di Miles Morales, quindi non so dirvi quanto c'è di vero in questa lista, anche perché occhio e croce molti dei nemici che non sono ancora apparsi probabilmente appariranno. In tutto ciò voglio ricordarvi che nessuno ha menzionato il multiverso, quindi ad essere sincero sono molto contento. Tuttavia a questo punto non escludo che possa essere la base per la trama di Marvel Spider-Man 3, proprio perché una delle ultime conferme che ci sono arrivate da questi leak è che nel gioco ci saranno molte scene dedicate a personaggi diversi da Peter e Miles. Quindi chiaramente il mio sogno è quello che possano
espandere il più possibile questo universo videoludico, in modo da ricevere, oltre al videogioco di Wolverine, un secondo capitolo di Miles Morales fatto come si deve, ovviamente molto più lungo del primo, perché no magari un capitolo dedicato esclusivamente a Venom, per poi arrivare a Marvel Spider-Man 3 e collegarlo col multiverso. Chiaramente ragazzi, queste sono tutte teorie e supposizioni, tuttavia avevo bisogno di parlarne con voi. Quindi gente, io come al solito vi ringrazio di essere stati qui con me, mi raccomando fatemi sapere la vostra qui con un commento, e noi come al solito ci vediamo presto in un prossimo video.